tengo a riferire, perché per me stasera è un ricordo anche dei miei inizi da tenista, e quando mi dice al battesimo uno dei miei primissimi concerti, Gabriele Sabini, e poi in Bucaresta di sue poesie di mia musica, cioè non mia, composta da me all'epoca, veramente muovevo i primi passi come pianista, avevo forse 18-20 anni, quindi veramente molto giovane, e uno dei primi concerti che era quello del Teatro del Sud, faceva capo lì un'associazione di poeti e musicisti abruzzesi, c'erano nomi come quelli di Vincenzo De Luca, Giulio Marino, c'erano veramente anche tutti gli altri nomi che poi sono confusi nella settimana scorsa. E quello fu uno dei miei concerti più sofferti in quel momento, perché io sentivo la responsabilità di qualcosa di molto grande, perché ero insieme a dei nomi artisticamente già evoluti, già maturi. Quindi per me stasera è proprio un ritorno a quel tipo di emozioni, e vi assicuro che ce n'è tanta di emozione anche adesso. Volevo ringraziare Gabriele Serafini e la Settembrata per aver accettato il concerto di stasera. E ripeto, molto ricco, ci saranno proiezioni, attori, poesia, musica, un soprano straordinario, giovanissimo, che si chiama Federica Di Rocco, che nonostante la giovane età, vedrete, è già un'artista di tutto rispetto. E quindi non mi resta che lasciare la scena a Gabriele Serafini, che condurrà interamente la serata, perché io interverrò veramente in situazioni molto limitate, dopo vedrete. E l'altro dovere, e poi non è un dovere, la realtà è un piacere di carità, è ringraziare ancora Antonio Blasioli, che viene qui stacanovista a sentire. Tante persone contribuire in un concerto con questa stabilità, quindi stiamo portando avanti un progetto che era una sfida, e questa sfida Pescara l'ha raccolta e la sta portando avanti davvero con molto entusiasmo e convinzione. Grazie speciale anche a Stefano, che è il nome che sbaglio sempre. Come la crema? Qual è la crema? Sono Gabriella Serafini, non sono pescarese, ma mia madre era pescarese, quindi pensate che sono un mezzo sangue, ecco, dunque un po' della mano un po' pescarese, sono la presidente della Settembrata Abruzzese. Mi sono lasciata coinvolgere da Gabriella Ceffarini in realtà, perché sono 3 anni che i nostri artisti grandi, importanti, sia nel campo della poesia, della musica, del teatro, dell'artigianato artistico, mi seguono senza discutere. Gabriella mi fa: guarda, stiamo organizzando una cosa, pure la Settembrata, io mi vergogno oramai a chiedere qualcosa a qualcuno, perché tu di me puoi disporre quello che vuoi. A quel punto Gabriella ha detto: ma sì, come la prima volta, dico, ma la Settembrata con il barocco, che cosa ci può entrare? E invece siamo riusciti a fare un'operazione culturale veramente importante. Cercheremo di spiegarlo, perciò non te ne devi andare. Perché non è semplice pensare al barocco e pensare alla Settembrata, pensare a qualcosa. Tant'è vero che il titolo, se magari ci abbassa un po' le luci, cominciamo, gli stucchi marmi. Ecco, forse la Settembrata, nella Settembrata siamo gli stucchi, no?
il materiale è poco pregiato, perlomeno sembra che sia così. Il marmo invece è un materiale pregiatissimo, eppure gli stucchi del barocco sono riusciti a fare delle opere meravigliose. È su questa linea che noi andremo a fare la proposta della Settembrata, d'altra parte è così, però questo duo Gabriella è un duo di musica e poesia, e questo ce lo gusteremo soprattutto io e lei, ci facciamo una cortesia, perché da alcuni anni io non ho recitato, ci sono amici poeti e quant'altro, ne sanno tutti che non ho mai più recitato una poesia mia, quindi mi sono annullata in questa presidenza. Tanto oramai sto per arrivare verso la fine, vediamo che succede dopo il 70°, e quindi mi mancava un po' la poesia e Gabriella mi ha portato dentro. Ma se vogliamo andare bene con una, diciamo, con un po' di ordine, perché il tema è complesso, il barocco che cosa ha significato? Io lo vedo come una rottura con il passato, il coraggio di rompere completamente con i canoni del classicismo. La Settembrata non è che rompe i canoni in questo caso, ma noi questa sera vi vogliamo proporre, nell'ambito della cultura dialettale abruzzese, delle interpretazioni nuove di quello che ovviamente sono le manifestazioni artistiche, per cui in poesia ci sarò io e poi vi dirò in che senso, ci saranno due, ecco, lei invece è una scultrice che viene da Filomena Paciocco, dopo ve la presenterò più in là, viene da Vacri, e io cerco ogni volta di metterla dentro. Perché? Perché c'è un connubio particolare tra Vacri e la Settembrata abruzzese. Sono stati dei nuclei fondanti di quella che è la poesia dialettale. Infatti Vacri ha il concorso di poesia dialettale più vecchio in assoluto di tutta Italia. Sono quei rappresentanti, grazie di essere venuti, grazie a tutti. Cioè, i colori sono la mia passione, diciamo così. Ho preso l'ultima, potevo prendere quella di rosso, ma ho preferito il bianco. E poi ci sono due pezzi forti del teatro dialettale, che sono Antonio Luise, già presidente della Settembrata, e Franca Corea. Senza di lei sicuramente il teatro dialettale abruzzese sarebbe monco, ha dato moltissimo, ma la presenterò più in qua. Quindi, e poi c'è pure Gabriella Ciaffarini, perché Volere Volare adesso è stata inserita nell'ultima parte tua praticamente. Perché? Perché i discorsi musicali nuovi devono passare attraverso nuovi musicisti, è vero Chiara? Nuovi musicisti che fanno nuove proposte. E l'idea di rispolverare il vecchio di Tosti, che sono le varie romanze, per una chiave moderna. Quindi, come vedete, le proposte innovative di rottura le vogliamo presentare stasera. O ci uccidete subito, quindi finiamo il 60°, decreterà la decapitazione totale, oppure ci prepareremo a nuova vita, perché il barocco fu questo, una nuova vita, il coraggio di tentare, il coraggio di andare avanti. E oggi la cultura dialettale o riesce a rinnovarsi, a trovare nuovi canoni, sicuramente è destinata a soccombere sotto la globalizzazione imperante. Ma siccome io credo fermamente che l'identità di un popolo è forte ed è quello che ci portiamo dietro, come dire, tu di che sei un figlio? Ecco, questa era la saggezza popolare. Anche il valore etico delle cose. E allora la nostra identità è fatta di una serie di valori che ci portiamo dietro, ma anche gli studi di antropologia hanno dimostrato che noi non ereditiamo soltanto caratteri genetici, quelli portati dai vari cromosomi, ma addirittura anche tutte le modificazioni di abitudini e di costumi che la cultura nel tempo è riuscita a sedimentare.
di entrare in questo clima un po' particolare, un po' entusiasmante, come dire, vediamo cosa va a finire. E non mi nascondo che il cartellone che hanno preparato, che ha preparato insieme ad Antonio, sempre eccellente nelle sue scelte e nella fiducia che ha dato alle persone che si avvicinano, che sono nell'arte, e di tutto rispetto. Io mi sono incontrata nella conferenza stampa con un gruppo, un punk capellone, con la coda là, e mi sembrava che non avessi io nulla a che vedere con loro, o nemmeno a fare la posta con mezzo parente mio, pure di sintetica. Però mi rendo conto che il discorso, anche sul piano musicale, innovativo, deve passare necessariamente attraverso i giovani. Cioè noi non dobbiamo fare le macerie o i ruderi della cultura abruzzese. La cultura abruzzese deve avere la voglia e il coraggio di innovarsi e di portare avanti, come dire, anche gli stucchi. Perché no? Perché no? E adesso vedremo come si intreccia. Una piccola nota a più pagina. Io saluto e ringrazio Chiara Signorini, è stata nominata prima, perché con lei abbiamo fatto delle bellissime avventure innovative, appunto. E abbiamo lavorato anche insieme alla canzone per la Teleton, proprio in questa sala, tra l'altro mi ha fatto ascoltare, c'è il presidente del coro, dove sta? Gianni, eccolo, c'è Gianni con cui abbiamo collaborato, questo coro armonico. Poi c'è un'altra bella sfida, la sfida di Massimo Liberatore, che sta giù in fondo, che è un giovanissimo editore, a proposito dei giovani che sono giovani per loro stessi, no? Sono ancora più di rottura. In un periodo in cui si afferma l'ebook, si afferma il computer e quant'altro, lui osa e fa una bella casa editrice, perché ama il libro di carta, il libro della tradizione, però lo rinnova completamente. Io posso poi, magari se ci saranno 5 minuti, facciamo parlare un attimo lui, perché c'è una bella idea che abbiamo già un po' applicato nella tarda primavera dell'anno scorso. Però la parte interessante è quello che riguarda i libri di musica, perché mette insieme la tradizione della carta e la realtà aumentata, che è invece quella delle nuove le tecnologie informatiche, no? Per cui inquadrando il pezzo si sente un po' di musica, già quindi l'insegnante o il bambino si può orientare già a sapere che cosa lo aspetta, quindi magari dopo, se c'è un attimo di tempo, sentiremo dalla sua voce. Ti ripasso il microfono e passo il pianoforte. Ultima cosa, le musiche che ascolterete, alcune sono mie, altre sono di autori chiaramente molto più autorevoli come Schubert, Satie e anche Tosti, e lascio adesso assolutamente Gabriella. Grazie. Grazie. E iniziamo insomma questa passeggiata tra gli stucchi della nostra cultura. Allora accogliamo con un grande applauso ecco lei, che ha già fatto una presentazione di sé con questi oggetti artistici, ed è Filomena Paciocco di Vacchi. Ecco qua Filomena. Accendo anche il microfono. In realtà la Filomena Paciocco si è lasciata influenzare ovviamente da quella che è la cultura popolare, perché la Settembrata si caratterizza proprio per questo, perché è l'espressione della cultura del popolo. Quindi si lascia coinvolgere da quelli che sono i riti, le processioni, ha fatto dei crocifissi stupendi, grandissimi, che abbiamo messo anche come copertina di un'annata del Via Crucis. E soprattutto, perché è importante? Perché è rottura rispetto al presentosa, alla filigrana degli orafi di Guardia Grele, o anche alle ceramiche di Castelli e via dicendo, o anche al lavoro del rame. Lei, guardate, ha lavorato il vetro. È come se Abruzzo non c'entrasse nulla col vetro. Vedo un ramo, cioè dobbiamo andare altrove per trovare, e invece ha saputo dare a questa materia, che quasi sembra che non ci appartenga, quella robusta impressione di significare qualcosa, dei graffi enormi ad una realtà.
Adesso io non vi so spiegare la tecnica, perciò poi insieme a lei. E si è dedicata sia all'oggettistica ma anche alla bigiotteria, e questo ci può fare interessare moltissimo, dopo magari alla fine vedrete. Filomena, allora, mentre io recupero il fogliettino, la critica che ovviamente degli esperti d'arte, professore dell'Accademia delle Belle Arti di Firenze, ha avuto per lei, lei adesso mi passa un attimino a descrivere questi lavori che presenta. Qua invece abbiamo
la cura con il supporto in rame, perché comunque lavoro anche il rame, faccio il rame al banzo. E poi, e visto che siamo sotto Natale, vi faccio vedere dei ciondoli veramente molto interessanti e molto belli. E sono dei ciondoli fatti in vetro e oro, e sono uno diverso dall'altro, non esiste un arcano uguale all'altro, sia per colore che per forma, sono pezzi unici. Tutti i miei pezzi sono pezzi unici. Avete visto quanta originalità in questa lavorazione del vetro, che praticamente non ci apparteneva. Un applauso al... Bene? Contenta? Dopo magari abbiamo più tempo, con calma andremo a vedere. Grazie a questo aspetto. Io veramente tengo moltissimo l'artigianato artistico, perché credo che comunque l'espressione di un'arte popolare, l'intaglio del legno, lo sbalzo del rame, qualsiasi altro oggetto è stata l'espressione dell'arte che veniva direttamente dal popolo, vuol dire anche chi faceva i canestri. Oggi, dopo gli orafi di Guardia Grele, dopo tantissimi altri artigiani che hanno l'ultimo Italo Lupo, che veramente è riuscito a reinterpretare la Presentosa con la sua Pescarina, a cui abbiamo dedicato anche la pagina settentrionale, quindi come vedete l'artigianato può essere il futuro di questa terra, perché l'arte è portatrice di economia, c'è niente da fare, nel momento in cui la specificità di un territorio si accoppia all'economia, secondo me fanno degli investimenti bellissimi. Bene, adesso se abbassi le luci è la mia volta, vi dovete sentire le mie poesie, però abbassiamo un po' le luci. Vi ho fatto un po' una piccola sorpresa. Perché? Perché sì, la parola oggi è importante, ma siamo nella società dell'immagine, della rapidità, e beccate di questo vallo se poco. È molto particolare, perché? Perché io in una poesia che si intitola Castata, noto praticamente che nella società di oggi, nella città, nei nostri paesi, l'unica cosa che veramente non si sente mai è il canto del gallo, che era tipico delle zone rurali, cioè se tu vai in campagna, all'aria aperta, la mattina subito ti sveglia, cioè se il barocco è rotto, il gallo è il barocco per eccellenza. Comunque, siccome le prime tre poesie richiamano l'Abruzzo, richiamano i valori di un tempo passato, di modi di vivere semplici, e adesso guardatevi le contraddizioni, le bellezze, la poesia del nostro Abruzzo che fu. Ma perché lo passate più bene? Li fa
favola antica di nonno Arpemmenta. Invece fate, principe, stribuna, la verità è tutt'una, che non ho mancamata di fantasia e povertà. Chiude l'occhio e qui a guardare quella che nessuno sa. Oh, ma chi ci può credere? Sono desaccantato quando andavano. E i ricordi legati al mare.
distanze, io vengo da un paese di mare e mi ricordo che scappavo sempre da mia zia, una donna modesta, che però faceva un brunetto particolare, ci metteva tutti i pescetti più piccoli che andavano a cantare da tutte le parti, chi si ricorda la scarpetta era quella, e mi piaceva da morire, e mia madre, la pescarese, che diceva, ma dove vai da zia, che ci tratta, ci umili quelli che mangi a casa tua. Bene, è l'urlettuccia dedicata a questa zia Maria che con poche cose riusciva a fare miracoli. E alle sue parole, la novità della poesia sta che io ricostruisco le poesie sugli echi della mia infanzia e del passato. E mia zia mi diceva sempre, cande zizi, lu poco fici lu sì, avanti avanti quelle che ti. Mi permette una marina di veline e grillarecce, telline e cannelus che salgo e ribariva. E zia Maria, di prima mattina, che va a Monte Cerrata per mediare la scafetta, e con già un dettuccio, tu c'ha niente da torruccio, capuante dalla coca, tu panocchia e cappuccione, la sardella. Cante zizi, dico troppo e troppo, quando ti mandi, quando no, si detta se. E scivola tra le mani, la rena fina fina, e l'iurna e pure l'inna, passa tra le maglie della rete, strani sogni e fantasia, spezzone di vita passata, che soltanto malassata, un profumo di sardella. Lo sapore della lazzaretta e zia Maria, cantò a ieri un prodottuccio antico che ne ho trovato più. Davanti al mare quante volte ci mettiamo e la magia di queste onde, di questa immensità azzurra, magari a volte anche con le onde, sicuramente ci affascina. E non c'è un ricondino, fa le onde alla marina. Ma che tappa da mare turchina, che si grida e nasconda all'uccile alla terra. Volesse diventare una goccia d'acqua, un sospiro di vento, una pizzicatella di arena, senza passate, senza domani, per sapere tutte quelle cascate da venire, per capire che scusa te sta vita. Canta, canta, canta ancora mare, accorda che lo vende sa canzone senza tempo. Annanzi che piana, sti pensieri strambalena. Ma che tappo onde venga sotto a sotto? Che ti dà pur buttare le nuvole al sole? Lucia Olivo un tempo, fa le onde alla marina. Come dire, come se un pugno al volto, sensazioni forti.
forti, modalità forti di vita. Bene, è la poesia che cambia il suo ritmo, la sua semplicità, il suo sogno, attraverso una modalità di lettura su due piani narrativa. In genere questa poesia è direttamente mortale, è stato il nostro cavallo di battaglia, mio e di mio marito, ma questa sera mio marito ha detto no. Tirituputalo Murtala, se vi ricordate, vecchie melodie, Tirituputalo Murtala era il mortaio dove si schiacciava il sale praticamente di legno, tum, 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 e si sentivano sempre. Beh, questo è il ritmo. Ci mettiamo un tavolino e alla fine viene questa poesia.
cucina, macchine che bruciano tempo, fiumi di gente per strada senza riposo, e fiumi, e voce, e suono di campana, e la festa è senza fine, e va la banda spensierata. Già mezz'ora, una trattoria, un treno, che silenzio, una tavolina bianca di qua, un'altra lupindona, una famigliola zitta zitta e un'altra ancora più là, una vecchia fissa una amica mezza romandina, una tromba ne parla da solo e più là la signora da solo, e la festa che è rimasta fuori mo pare tutta una bugia. La voi amara e disperata da mandare a vergogna di sta sola. Come? Da pudici la città. Ritorniamo alla poesia di rottura. Il poeta barocco ama la meraviglia, ama meravigliare, ama incontrarsi con le cose impossibili. Bene, questa poesia c'è. Ci sono dei bambini che giocano alla guerra, c'è qualcuno, un genitore fuori che dice fanno giocare, eccetera, e c'è chi riflette su questo mondo, diciamo il poeta in qualche modo. Inizialmente il titolo era così, ta 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 ta, pum pum, cioè proprio una mitragliata forte. Non è stata sempre compresa, però visto che siamo nel barocco, il mio stucco lo voglio togliere, insomma. Bene, e allora a voi la poesia, ta 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 ta. Accompagnarmi il tuo
la musica è il primo piano. E sono felicissima di presentarvi Federica Di Rocco, soprano.